Ben ritrovati, cari telespettatori, continuiamo in queste interviste con l'Happy Hour e conosciamo più da vicino personaggi del Friuli Venezia Giulia. Io saluto dottor Bini, ben arrivato. Grazie, grazie, buona giornata a tutti. Questo signore è principalmente un imprenditore, legato ovviamente al marchio Europromos, però non posso non fare delle domande su quella che è la sua voglia di far politica, chi lo sa. Potrebbe essere uno dei protagonisti? Per usare un termine molto inflazionato, scenderà in campo Bini o no? Beh, allora, innanzitutto, lei ha detto bene, io sono un imprenditore, mi occupo di impresa, conduco un'impresa. E mi sto interessando a ciò che sta accadendo nella nostra regione. Ho fondato da un mese a questa parte un'associazione politico-culturale, si chiama Progetto FVG, la quale avrà come unico scopo quello di fare degli approfondimenti su delle tematiche di interesse per la nostra regione. Quindi facile a dirsi, un po' più difficile poi a realizzare i programmi, economia, occupazione, burocrazia, welfare, sanità, ecco questi macro temi di interesse per la nostra regione e non solo. Lei si colloca da che parte? Ma guardi, già qualcun altro mi ha chiesto, ma tu sei di centrodestra, centrosinistra? Io rispondo con una provocazione: oggi che cos'è il centrodestra, oggi che cos'è il centrosinistra? Noi abbiamo solo un grande problema nel nostro paese, ma anche, mi permetto di dire, la nostra regione, quello di risolvere i problemi, i tanti problemi dei nostri cittadini. Quindi io sono un moderato, un liberale popolare, mi definisco come tale, non esiste più secondo me destra o sinistra. Ma se le dico Berlusconi, lei come reagisce? Beh, è stato un uomo che ha governato, un grande uomo, che ha governato il nostro paese per 20 anni, ha cercato di fare una rivoluzione liberale, non c'è riuscito, non per colpa sua, ma perché probabilmente era contorniato da persone che volevano resistere a questa sua rivoluzione. Comunque un grande imprenditore, un grande uomo. E la Serracchiani come si sta comportando? Beh, la Serracchiani è un buon presidente, chi mi dice il contrario, beh, non sono completamente d'accordo, è una persona che si sta adoperando, una gran lavoratrice, una persona che indubbiamente ha studiato parecchio, conosce parecchio le tematiche e che ha portato in questi anni il Friuli a livello nazionale, cioè con lei a Roma si aprono le porte. Una critica io gli faccio, è difficile riuscire a conciliare il ruolo di governatore o presidente, come lei ama farsi definire, di una regione e nel contempo essere vice segretario nazionale di un partito, del partito di maggioranza, quindi ha difficoltà di districarsi in questo doppio ruolo. Senta, quando si dice che Renzi sta più, non è tanto di centro-sinistra? Ma Renzi sta portando avanti delle riforme che mi ricordano molto quelle che volevano essere le riforme di Berlusconi, quindi c'è il tentativo da parte della politica, da parte di Renzi, di cambiare il nostro paese. Lo sta facendo, ci sta riuscendo, è difficile non tanto dirlo quanto farlo. Le resistenze nel nostro paese sono significative, sono importanti, quella che io definisco il sistema dei burocrati a livello centrale resiste in tutti i modi a questi tentativi di cambiamento. Adesso parleremo anche di Europromos, promesso, ma senta, ma Tondo, Riccardi, questi sono uomini, potrebbero essere gli uomini giusti al posto giusto? Beh, innanzitutto sono degli amici, sono persone che conosco da 20 anni, sono dei professionisti molto capaci, sono dei politici molto capaci. Renzo Tondo ha governato la nostra regione, ha già governato la nostra regione, sono sicuramente delle persone che devono contribuire, insomma, a una eventuale ripresa del governo regionale. Senta, lei in questo momento sta forse facendo melina, è presto ancora per sciogliere le riserve? Ma guardi, io non sto facendo melina, sto dicendo la verità. Poi non le nascondo che più di qualcuno ha cercato, mi sta tirando per la giacca per una mia, come la chiama lei, discesa in campo. A me, mi creda, non interessa in questo momento. A me in questo momento interessa mettere in piedi, creare dei programmi, creare degli approfondimenti, riuscire a riavvicinare un po' la gente alla politica. Oggi come oggi tu ti trovi una classe politica che è assolutamente staccata da quella che è la società civile,
Io con molta umiltà, ma con molta tenacia, cercherò un po' di riavvicinare, andando in giro per le piazze, per i comuni, per le vie, di riavvicinare un po' la gente, il territorio alla politica. Ecco, allora, adesso parliamo per davvero di Europromos. Cosa dicono i numeri? Beh, i numeri sono numeri che mi fanno star sereno, nel senso che noi abbiamo chiuso un mese fa la semestrale del 2016, sono numeri in continua crescita, ormai il nostro gruppo ha raggiunto i 130 milioni di fatturato, ma mi permetta di dire la cosa che a me dà più soddisfazione è il numero di occupati ai quali Europromos dà impiego. Noi diamo impiego a oltre 6.000 persone in tutta Italia. E in questo momento storico per il nostro Paese la cosa più importante è garantire lavoro, garantire certezze ai nostri lavoratori. Diciamo i servizi alla persona, no? Vengono garantiti grazie a Europromos. Sì, sì. Noi ci occupiamo a 360 gradi tutti quelli che sono i servizi alla persona, quindi dal cleaning alla gestione di RSA, ospedali, biblioteche, musei, logistica, un po' l'universo mondo attinente alla persona, al servizio alla persona. Allora, voglio ringraziare anche Silvia Molaro che sta sistemando il tavolino. Vieni, vieni Silvia, la titolare del locale che ci ospita, Stella D'Oro. Stella, quant'è che fai questo mestiere? 15 anni. Quanto difficile è? È abbastanza, dipende un po' cambiamento di tempi, un po' di difficoltà generale, non è sempre facile fare questo lavoro. Il posizionamento di un locale, soprattutto quando si dice è in strada, fronte strada, vi avvantaggia? Sì, direi di sì, perché comunque è una zona di passaggio, comunque ha il suo perché, insomma. Senti, siamo davanti al municipio, il sindaco ci sta seguendo e sentendo. Non è Natale, ma cosa vorresti trovare sotto l'albero? Che cosa vuoi chiedere a chi ci amministra? Diciamo che è un po' difficile, perché penso che come noi un po' tutti abbiamo le mani legate sulla burocrazia e su tutte queste difficoltà un po' burocratiche legate al cartaceo. Allora adesso la Molaro ci porterà qualcosa da bere, caro Bini. Volentieri, non rinunciamo mai. Senta, che cosa lei ha nella sua missione, la condivisione con i propri dipendenti? Sì, beh, questa è una cosa che mi riempie d'orgoglio. Noi abbiamo sempre cercato di crescere, ma condividendo con i nostri lavoratori la crescita. Noi, se mi permette il termine all'americana, io amo le public company, cioè la partecipazione diffusa dei lavoratori con l'impresa dell'imprenditore. Quest'anno, per il secondo anno di fila, abbiamo condiviso con i nostri lavoratori, con le nostre 6.000 persone, parte degli utili raggiunti durante l'anno. Abbiamo quest'anno lanciato un nuovo messaggio per contribuire nel nostro piccolo a ciò che magari a livello nazionale non si ottiene, non si fa. Cito questo esempio, per la cultura, lei consideri che nel nostro paese si spende l'1,10% solo per la cultura, del prodotto interno lordo. Per la spesa pubblica noi spendiamo il 50,5%, già questo è un dato che dovrebbe farci rizzare i capelli. Beh, noi nel nostro piccolo abbiamo lanciato un messaggio per tutti i nostri soci, per tutti i nostri lavoratori: teatri gratis, musei gratis, partecipazione, cercare di far crescere la cultura del nostro paese e soprattutto la cultura, verso la cultura nei confronti dei nostri lavoratori. La mosca bianca lei? Ma guardi, io dico una cosa, ognuno di noi nel nostro piccolo, tutti si lamentano, no? Il paese va male, la burocrazia, eccetera, 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 però pochi si danno da fare affinché le cose possano cambiare. Io sono convinto che se tutti i cittadini, tutte le persone normali, come il sottoscritto, un piccolo contributo lo danno, beh, questo paese veramente rischia di cambiare. Rischia? Beh, rischia è un'eccezione positiva del termine, speriamo che cambi. Speriamo in questa eccezione, ne abbiamo bisogno. Assolutamente, assolutamente. Per chi tifa lei, Bini? Calcisticamente parlando, per l'Udinese, 6 punti in 3 giornate non male, qualcuno direbbe siamo in zona Europa League, avanti così. Lei è un ottimista? Se non lo fossi non avrei 20 anni fa oramai aperto dal nulla, partendo dal nulla, un'impresa che oggi, come dicevo, sta dando soddisfazioni non solo a noi, ma mi permetto di dirlo, alla nostra regione, un po' in tutta Italia. Siamo il quinto player a livello nazionale ormai, partendo da Udine, partendo dal Friuli. Bini, la Molaro ci ha portato uno spritz e un caffè, lei cosa sceglie? Ma
abbiamo appena chiuso Friuli Doc, io sono un friulano Doc, quindi il caffè glielo lascio lei, io mi bevo uno spritz. Salute. Cin cin e grazie a Piero Govoni, alla prossima. E adesso linea al telegiornale.